Mi sono svegliato e ho detto voglio fare un video con la Panda 4x4. Facile, facile tu la fai, e non la trovo. E poi mi sono ricordato che la Panda 4x4 ce l'aveva un mio amico, il mio amico Filippo. E mi sono detto, Dio buono, non gliene domando. Che poi lui, nella V2, perché uno era di Subabbo e la vecchia, e ci siamo detti a sciare. Si partì nel quel di Incisa Valdarno, si arrivò all'Abetone, praticamente con una macchina normale si era arrivati in Trentino. Che poi, no, a tornare giù, sebbe la brillante idea d'andare a Gigli. Noi praticamente vestiti da sciatori, cioè lui, io praticamente mettevo gli sci in qualche maniera sulla neve, e ci si divertì a andare a Gigli. Ve ne immaginate due vestiti da sci a Gigli? Si pareva due di Circo Sogno. Allora, questa nella fattispecie è la versione 1100, se non mi sbaglio. La versione con 55 cavalli, poi fondamentalmente cambia solamente il motore. Le marce sono cortissime, è una ganzata di macchina, perché praticamente sale, madonna, come la fosse uno stambecco. Rapporti corti, volendo la si intraversa anche un capellino. È ganzissima, davvero, davvero, davvero divertente. C'è anche il primino, ma il primino si mette solo quando c'è da fare delle ripartenze in salita. Allora, ve la voglio far vedere anche un capellino dentro. Questo è il fantastico sterzo della Panda 4x4, almeno di questa versione, che se non sbaglio è una delle più recenti. Questo qua giù è il cruscotto, come potete vedere, minimalista. Questi sono gli strumenti, quattro frecce, lo sbrinatore, fari e fen di nebbia, il tergicristaccio posteriore per l'acqua, la luce, questa è la bocchetta della reazione e questa è la famosa tasca, la tasca, il marsupio porto oggetti. Questi gli sportelli, guardate, c'è anche vetri elettrici in questa versione. Il tunnel centrale ovviamente ospita due comodissimi porta oggetti, qui guardate, sembra quasi fatta per uno smartphone moderno, ci si mette lo smartphone, cambio, come si diceva, 5 rapporti, cortissimo, con il famoso primi. E poi nei tunnel centrali che c'è? Il freno a mano, ma che in questo caso vale parecchio meno, perché la ganzata è questo qui è per mettere le quattro ruote motrici. Si tirano su e poi si ributtano giù quando si vuole levare. E se non mi sbaglio è anche inseribile in marcia. Da questa parte c'è anche il destro e il sinistro degli specchietti elettrici. Il comando dello specchietto retrovisore ovviamente manuale. Macchina, se non mi sbaglio, 5 posti di posto, non ce n'è tantissimo ovviamente, ma insomma ci si sta, perché noi la si è presa così proprio da utilizzo, non è che la si è curata per fare il video, questa è come proprio Filippo la usa quando va in bosco e va a giro, che figata. Vi voglio far vedere ovviamente i comandi della ventilazione: aria fredda, il ghiaccio, aria calda, le cardane. Qui c'è praticamente la ventola, 1, 2, semplicissimo, questa è la bocchetta della reazione anteriore e poi c'è per sbrinare il vetro anteriore, per sbrinare il posteriore invece c'è il classico bottoncino, minimo e massimo, e max è proprio il più semplice possibile, come l'era una volta. Che poi, no, uno manda le macchine a 400, 500, 700 cavalli, senti che bellezza, si parte in seconda e via, ho acceso anche l'aria condizionata, no, ma non c'è l'aria condizionata, via, il sole, seconda, terza, si fa una piccola giratina, quarta, vedete, in piccoli spazi praticamente si chiocca anche 5 marce, perché le marce sono cortissime, è una ganzata, sole negli occhi, però è una macchina che per le strade nostre di campagna toscane, ma anche non per forza in Toscana, ci si trova, è una macchina eleganza, proprio la nasce per questo, o per andare al campo, o se si può fare un po' d'off-road non troppo estremo, comunque questa è una macchina che non ha problemi, perché l'è leggera, lascia la rapportatura giusta, l'è 4x4, magari nell'off-road più estremo non ha i blocchi dei differenziali, non ha le ridotte, però la se la cava, ovviamente il suo limite qual è? Essendo comunque sempre una Panda, le alta sì rispetto a una Pandina, però da un
non è alta quanto un fuoristrada, quindi l'unico problema quale potrebbe essere lo spanciare, ovvero il toccare sotto da qualche parte, come anche sulla neve, magari si rimane a buco pillonzo sulla neve, però è una macchina che la si difende ed è una ganzata. Vedete, sto risalendo con questa salita di terza, senti come la tira, è come una forsennata, senti, oh, stacca, oh, butta la seconda giù, mi metto la seconda tranquillo perché sennò Pippo me le dà e poi la si intraversa, sentite. È una cazzata, è fighissima. Bisogna andare tranquilli perché io me la voglio mettere in capo. Prima di tutto non è la mia e poi le sono cose che non si fanno. Però è divertente da guidare, la dà veramente soddisfazione. Senti il motorino è là, è brillantissima. La Mikasa. Poi che la consumi non lo so, poi si domanderà a Filippo. Ora magari poi il consumo, dai, su una macchina in questa maniera 1100 si può guardare o non guardare. Ovviamente qualche cosina in più la consumerà, la due differenziali, la le marce cortissime. Ecco, in dove non è proprio il suo centro? L'autostrada, perché è troppo corta. Bisognerebbe buttarsi qua dentro, ve lo ripeto, inserire le quattro ruote motrici e andare a fare un po' di off-road. Però siccome un me la sento, perché un sondo la va e poi non so se posso girare, ragazzi, si fa un'altra volta quando ci sarà anche il proprietario. Eccola qua, Panda 4x4. Non l'abbiamo ovviamente pulita, come vi spiegavo prima la macchina è proprio da uso quotidiano, quindi non l'abbiamo curata per il video, ma chi se ne frega, la Panda 4x4 deve essere così. Guardate bellina, con i fascioni laterali, in fondo c'è scritto 4x4, come si può notare leggermente più alta di una Panda normale, con i rinforzi sotto, le protezioni, ve li faccio vedere, eccoli qua, vedete, con le protezioni ovviamente per proteggersi da qualche botta. E un'altra cosa carina è vederla anche da dietro, scrittettina Panda 4x4, eccola là, Panda 4x4. Ora questa, ripeto, non è né una versione speciale climbing ed è una delle ultime, però l'è sempre figa. Ma quanto le gazza la Panda 4x4, 4 cerchie, 4 gommacce da bosco e da riviera, il differenziale posteriore, eccolo lì, la noce, ve la faccio vedere da dietro, eccola qua, si vede la noce? La noce, come si può vedere, sì, lei è un po' più alta, però ovviamente è una macchinina, cioè ovviamente lei è sempre una Panda, non è un off-road, e quindi qui verrebbe la voglia di buttarsi lassù. Ora un giorno si viene con Pippo e si fa, che io ovviamente non me la sento, perché la macchina là non è la mia, però ragazzi è una figata, punto e basta. Allora l'è lunga, cioè, se ce la può ripigliarla tutta, è lunga 3,40 m, è larga 1,5 m e l'è alta 1,46 m. Via, Za in moto, dietro marcia e si riparte verso nuove avventure, no? Che poi ve la ricordate la pubblicità? La pubblicità, se non mi sbaglio, ho messo il primino, vi fosse sentito il primino. E che primino? Ma sentite l'accelerazione della questa macchina! Che poi dicevo la pubblicità, se non mi sbaglio, come l'era? Dove le altre si fermano? Per la Panda 4x4 inizia il divertimento, una roba di genere, c'era questo tipo di slogan, no? E l'aveva ragione, perché fondamentalmente era una macchina che l'era proprio vocata a fare quel qualcosa in più, che poi a tempi, oggi ragazzi, con tutte queste elettroniche, mega sub, cose giganti, jeep contro jeep, macchine a 30.000 cavalli, che si scherza davvero, una volta erano cose che le facevano specie, una Panda 4x4 era una ganzata, ma è una ganzata anche oggi, uno che magari durante la settimana li usa, ma quanto è divertente, è una cosa pazzesca, usa una macchina appunto da tutti i giorni, stracomoda, gli arrivi il sabato, va a fare la giratina magari in montagna, si va a divertire in una stradettina sterrata, che magari poi si sentirà appunto il proprietario e ci farà fare sicuramente una giratina off e poi road, e è proprio per questa gente qui, oppure magari chi ha un campettino e non può sporcare sempre la macchina e allora può prendere questa, che è meno impegnativa, divertente e comunque lei è inarrestabile, è davvero una ganzata, ve la voglio fare ancora sentire un po' menino,
appena appena, per quel che si può, senza rischiare di ammazzarsi. Guardate che bellezza che è questa zona, con gli olivi alla nostra sinistra. Però bisogna cercare di guardare anche la strada, che lì è difficile farvi vedere. Però le forte, dai, le forte. Niente, chioccola due, così tanto per... Troppo bellina, troppo bellina. Bisogna andare pianini, perché poi è anche abbastanza umida la strada, quindi c'è da farsi di male. E non è il caso. Da farsi di male per noi e da fare di male alla macchina, che già ce l'hanno prestata per fare questo video. E ringrazio tanto Filippo davvero, grazie Filippo. Allora, qualche difetto? Boh, io oggi come oggi non riesco a trovargli tanto tanto. Lo sterzo è un po' duro, non so se dire preciso o no, preciso ovviamente, insomma, fai che può, però non si comporta malissimo. Avevo visto un altro video dove dicevano non era proprio precisissimo. A me non mi sembra questo malaccio, certo, ovviamente non è che si può pretendere il 6, che siamo su una banda 4x4. Anche il cambio, che mi avevano detto che forse le versioni precedenti, dice le un po' sbrindellone, insomma, bisogna metterci, abituarci su un po'. A me questo qui, di questa macchina qui nella fattispecie, mi sembra di molto, ma di molto preciso invece. Proprio le si inseriscano facilissime. E poi il corto, questa è una curva famosissima per i rally, però venire in su fanno il freno a mano, ovviamente noi ci si comporta benino. E dicevo, il cambio invece a me mi sembra non fatto male, e quindi io grandi difetti non so se trovarglieli a questa macchinina, perché è eleganza, ma mi garba di tutto. E ripeto, non ci vedo grandi grandi cose. Poi sono macchine, le vanno comprate per quel, cioè con consapevolezza. Vi chiedo di cliccare like, iscrivervi al canale, magari mi fate un regalone. E se vi è piaciuto il video condividetelo, e se nei commenti magari mi lasciate qualcosa di scritto, noi la vi si fa vedere anche off road. Le ci sono di già sicuramente, ma magari ci si diverte anche noi a fare un videttino off road con questo bel gioiellino. Quanto canta questo motore, è d'un divertente pazzesco. Non mi riesce di chiudere il video, stavo dicendo che volevo chiudere il video ma non mi riesce. No, scherzo, dai, a questo punto un bisedio più. Raga, al prossimo video, vi voglio bene, un abbraccio da LG Passione Motori, è tutto, e ringrazio ancora una volta Filippo per aver messo a disposizione questa macchina fantastica. Ciao ciao raga.